festa dell'unità. È la seconda volta che mi ritrovo qui su questo palco, l'anno scorso con Deborah Serracchiani, e mi fa piacere tornarci. Passo la parola a Morena. Grazie Lorenzo, innanzitutto buonasera e benvenuto. Sì, dicevo buonasera e un benvenuto a tutti. E questa è la terza edizione della Festa dell'Unità a Pescara, fatta insieme al Partito Democratico Provinciale e anche quello regionale. Dicevo, la terza edizione del nuovo corso della Festa dell'Unità, perché la Festa dell'Unità ha una tradizione antica, diciamo, però nel nuovo partito del Partito Democratico a Pescara questa è la terza edizione. Abbiamo fatto una all'ex Cofai, due, questa è la seconda qui in questo bellissimo parco che è davvero un luogo ideale per poter fare questa festa. La festa di quest'anno chiaramente è all'insegna del confronto di quello che sta accadendo soprattutto a livello nazionale, a livello regionale e a livello cittadino. Quindi avremo una serie di incontri, questa sera è il primo con Luciano D'Alfonso, abbiamo il vice capogruppo alla Camera del PD, Mauri, avremo il sindaco di Bari che è il presidente dell'ANCI nazionale, quindi insomma potremo discutere di tanti argomenti. Sappiamo tutti che gli argomenti più sul tappeto sono quelli sull'immigrazione e sugli immigrati, soprattutto quello che sta accadendo in giro dappertutto, ma abbiamo anche tante emergenze a livello purtroppo regionale, sapete di tutti. E qui abbiamo anche Silvio Paolucci che ci parlerà sicuramente di tutte le iniziative sulla sanità, e poi arriverà il presidente che insomma sicuramente ci potrà dare una idea di quello che sta accadendo. Il titolo della serata è appunto la regione tra presente e futuro. Io vi auguro una piacevole serata, poi ci avremo sicuramente da poter degustare i piatti e i vini abruzzesi, e poi ci sarà lo spettacolo con il comico, il cabarettista che abbiamo Cacioppo direttamente da Zerich. Questa è la prima serata, poi avremo un'altra serata domani e domenica, una più intensa dell'altra. Intanto vi ringrazio e lascio la parola al nostro bravo giornalista e conduttore. Ciao Lorenzo. Va bene, bravo Moreno. Vedo in platea molti amici, uno in particolare si chiama Angelo Morelli, che mi ricorda così l'Abruzzo di 20-30 anni fa, è uno dei maggiori esperti di funghi d'Abruzzo. Scusate questa digressione, ma a Villa Ciliera lui ebbe un'eccezionale idea, sostituì i numeri civici con i funghi, velenosi e non velenosi, e i bambini là impararono a capire, a distinguere il fungo velenoso in base alla casa del mio amichetto dove abita in via Tal de Tali, Amanita Falloide. Veramente una cosa stupenda. Torniamo a noi. Lui ha citato un po' di temi, Moreno, che è sparito, e ha parlato di emigrazione, di migranti, e magari appena arriva il sindaco di Bari a lui rivolgerò questa domanda, perché lui è un sindaco che ha polemizzato molto con i prefetti e con le decisioni che passano sopra le teste degli enti locali, dei sindaci. Qui abbiamo però due, direbbe Luciano D'Alfonso, due portatori di esperienze, un signore che sa fare i conti e si occupa di sanità e un giovane milanese, giovane si fa per dire, milanese è azzeccato, che a dire la verità ha una bella esperienza nel campo dei trasporti, ha elogiato le strade, chissà che strade hai fatto per venire fin qua. Non è passato per l'Alto Vastese evidentemente, neanche per la parte alta del Teramano, e questo è un tema importante perché inquadra i tagli agli enti locali e alle province. Abbiamo lì il sindaco di Farindola, che è Antonio Di Marco, che proprio per questi tagli, che secondo me è un tema importante per l'Abruzzo, si ritrova a pagare sulla propria pelle un prezzo altissimo di cui è incolpevole. Allora io inizierei, scusami Matteo, inizierei con Silvio, perché so che è atteso a Vasto, lo riveliamo, è invitato in un matrimonio che si celebra alle 8, però lui ha detto che è velocissimo e che non batte il baleno, arriva a Vasto. No, Silvio, ti volevo dire, ma la sanità in Abruzzo sta andando bene? Cioè il programma che ti sei posto
di rivoluzionare in qualche modo questa sanità per spendere di meno, sta andando bene, nel senso si coniugano poi questi tagli con le aspettative dei pazienti, dei parenti, con le liste di attesa che stentano a diminuire, no? Quando è che potremo iniziare a vedere una sanità che funziona e che non spende male i propri soldi? Domanda breve per risposta breve. Una domanda breve ma intensa è una risposta piuttosto complessa che quindi richiederebbe un po' più di tempo. In realtà provo a dare con dei titoli alcune risposte, ma prima ancora un saluto ovviamente a tutti gli organizzatori della festa, perché è doveroso. Intanto perché la festa si organizzano, perché ci sono una serie di volontari che si mettono a disposizione, e soprattutto in secondo luogo perché in un momento, diciamo, del paese, non solo del nostro, in cui le discussioni viaggiano su altri lidi, a mio avviso invece l'incrocio coi volti e gli occhi delle persone è sempre molto utile. Per quanto mi riguarda, anche per, tenendo conto della competenza specifica che ho, anche più prezioso di altri tipi di racconti che invece viaggiano su altri canali. Guardate, intanto l'obiettivo che noi ci eravamo prefissati è stato raggiunto, lo dico senza mezzi termini. Sulla sanità c'è un grande tema di quello che è il racconto rispetto a quella che è la rete assistenziale da un lato e la percezione dall'altro. La prevalente percezione del cittadino sulla sanità e sui servizi della sanità, ed è un grande tema, non è per esempio su quegli obiettivi che abbiamo traguardato, secondo me migliorando di molto la qualità dell'assistenza. Vogliamo fare alcuni esempi? Sulla sanità in Abruzzo si era investito prima di questi 3 anni e mezzo molto poco sulla prevenzione. Quando ci danno quelle famose griglie LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, e vorrei precisare perché è un modo di poter informare da questo punto di vista e avere la possibilità di incrociare tanti volti, il Fondo Sanitario Nazionale, quindi il Fondo Sanitario Regionale, viene trasferito appunto alle regioni dalle tasse dei cittadini, perché poi a fianco a quel fondo lo Stato elabora una serie di indicatori dicendo con questi soldi tu devi fare queste cose. E allora, per esempio, quando ci fanno quelle famose valutazioni, quelle famose griglie, ci assegnano quei famosi punteggi, quando noi eravamo arrivati sulla prevenzione oncologica noi avevamo 0. Oggi noi, l'ultimo verbale appunto, l'ultima verifica c'è stata codificata qualche giorno fa, abbiamo il valore massimo possibile, che viene così dal punto di vista tecnico detto valore normale, 9. Di che cosa parliamo? Parliamo per esempio degli screening oncologici per il colon, per il seno. Sono screening sui quali noi 3 anni e mezzo fa eravamo molto molto indietro rispetto alle realtà migliori del paese. Tradotto per un titolo di giornale, si è mai conteggiato quante vite umane abbiamo salvato con questo tipo di attività investendo noi sulla prevenzione, come ci è stato riconosciuto? No. Non lo dico solo per l'informazione, ma perché ovviamente il titolo su 12 mesi di attesa, quindi il servizio, è molto più percepito e fa molto più titolo rispetto alla prevenzione oncologica, che ha salvato centinaia di vite umane in questa regione avendola fatta, rispetto a quando non veniva fatta. Abbiamo avuto un'interruzione sportiva. E un altro esempio: quando noi siamo arrivati alla guida della regione, l'intervento entro le 48 ore sui femori rotti, quindi solitamente riguarda tanti anziani, perché avviene molto spesso in tarda età, il tema, essendo, diciamo, ovviamente il corpo umano vivendo una sua degenerazione fisiologica, noi riuscivamo ad intervenire ad appena il 18% dei casi che si presentavano entro le 48 ore, nel mentre le raccomandazioni ministeriali per avere un target ottimo dicevano 60%. Nel 2016 per la prima volta noi siamo arrivati, crescendo di anno in anno, al 63%. Abbiamo salvato decine e decine di vite umane, in questo caso soprattutto dei più anziani. Ed è un intervento che a mio avviso ha qualificato ovviamente anche in questo caso l'assistenza sanitaria in questa regione. Vogliamo dirne un altro: la rete di emergenza urgenza. Noi abbiamo installato una serie di postazioni aggiuntive
dei 118 che ha abbattuto, come ci è stato riconosciuto, il tempo medio di intervento sulle tre patologie cosiddette tempo dipendenti, ovvero salvavita, ovvero l'infarto, l'ictus o il trauma. Questi sono tutti i risultati che abbiamo potuto mettere in campo in questi 3 anni e mezzo. L'altro tema: non è vero che si spende di meno in sanità. In sanità ci sono 3 parole d'ordine che funzionano sempre, dalla Sicilia fino alla Lombardia, perché poi ho tanti amici anche della Lombardia, tra l'altro sono vissuto 6 anni, quindi i tempi d'attesa è un tema che funziona in tutta Italia se tu lo citi. Il taglio alla sanità è un tema che funziona nel momento in cui lo citi sempre, in ogni luogo, in ogni parte del paese. Le file al pronto soccorso, il terzo tema, o al CUC presso i distretti, sono i 4 temi che valgono in tutto il paese. Ecco, un racconto a mio avviso vero sui costi, sui conti della sanità, al contrario narra che le spese sanitarie in questo paese aumentano di anno in anno. Si può fare anche un ragionamento in proporzione al PIL quanto vale la sanità, e lì forse proporzionalmente si attesta, diciamo, non si attesta esattamente un miglioramento. E però quanto vale aver speso 40 milioni di euro per questa regione, centinaia e centinaia di milioni di euro, 500 ha messo a disposizione il governo con l'ultima legge sui farmaci innovativi per salvare vite umane rispetto ovviamente al grande tema oncologico o alla cosiddetta epatite C? Ha salvato 1000 persone in questa regione i 40 milioni di euro sulla farmaceutica, che valgono come spesa complessiva a volte come 5-6 piccoli ospedali, per dire soltanto del montante della spesa farmacologica che salva poi vite umane. In realtà, se io devo dire onestamente, quello che in questi 3 anni e mezzo si è fatto, si è investito per incrementare questi valori dei livelli essenziali di assistenza che hanno attestato, dai salvavita alla farmaceutica, ai femori, ai cesari che sono diminuiti, agli screening oncologici, come ci è stato riconosciuto. E quando il governo diciamo classificherà su questi temi le regioni, vedrete un grande apprezzamento e balzo in avanti della regione. Abbiamo investito molto e quindi in realtà abbiamo speso di più. Attorno a questo, e quindi per farla breve, abbiamo ridisegnato una rete ospedaliera che aveva un obiettivo, diciamo, vero, quello di ridurre il numero degli ospedali generici e aumentare il numero delle specializzazioni, perché poi quando si hanno tanti e importanti problemi, troppo spesso si va fuori e si cerca la soluzione al di là del luogo di vicinanza di quella struttura sanitaria. Un altro risultato iniziale di questo investimento che abbiamo fatto è che per la prima volta per 2 anni consecutivi il saldo della mobilità, cioè tra mobilità attiva e mobilità passiva, tra pazienti che vengono qui e cittadini abruzzesi che vanno fuori, ha mostrato un miglioramento. Penso che siano risultati che dicono che le operazioni che sono state messe in campo hanno dato un primo segno positivo. Ce ne sono evidentemente, soprattutto attorno al tema della percezione e dei servizi, di ulteriori di traguardi da raggiungere, evidentemente. Silvio, ti ho dato una chance enorme, ti ho fatto parlare. Fammi dire soltanto l'ultima cosa. Poi un'altra cosa di cui sono orgoglioso: la storia abruzzese sulla sanità è una storia fatta di riflettori e indagini aperte per tante ruberie del passato, tant'è vero che in questi 3 anni e mezzo abbiamo restituito 300 milioni di euro al sistema sanitario regionale di furti dei 15 anni passati. È la prima esperienza legislativa di questa regione dove voi, tutti i cittadini abruzzesi, non hanno potuto sottolineare o ricordare una sola indagine sulla sanità, e io di questo ne sono orgoglioso. Quindi qualche domandina in più non te la faccio, no, invece te la faccio. Però ci prometti che per fare un esame al Sino, in alcune ASL, non si debba aspettare il 2019? Oppure la tua riorganizzazione della rete ospedaliera prevede un qualcosa necessario, indispensabile, che è l'uso degli elicotteri per evitare che a Schiavi d'Abruzzo non si muoia di infarto? E quindi gli eliporti sugli ospedali e tutti i problemi che comporta questa riorganizzazione si possono risolvere in tempi brevi, cioè può tutto avere la stessa velocità?
mi era venuta in mente un'altra cosa. A proposito degli screening, ti segnalo che mentre lo screening seno sano è molto gettonato e gode di un 70% buono di risposta, l'altro screening è praticamente ignorato, quindi forse occorrerebbe una maggiore informazione a tutti i livelli, anche a livello di farmacia semplicemente. C'è un 70% di evasione, di risposte negative. Detto questo, se vuoi aggiungere qualcosa, così poi ti lascio andare a nozze. No, allora, per quanto riguarda la questione della rete di emergenza urgenza, al di là della legittima criticità relativa all'atterraggio dell'elisoccorso, in realtà noi abbiamo due mezzi di elisoccorso per questa regione, che in ragione, diciamo, dell'estensione sia demografica sia territoriale sono ampiamente sufficienti. Se uno fa il rapporto tra il numero degli elisoccorsi di questa regione e il numero degli elisoccorsi, il rapporto alla densità abitativa e territoriale e di altre regioni, la nostra regione è molto coperta, tant'è vero che noi facciamo anche per il Molise, quindi se non fosse coperta non potrebbe fare anche per un'altra regione. E quindi da questo punto di vista il tema vero invece che va disegnato secondo me come sfida ulteriore, perché io penso che la sanità sia sia dinamica, diciamo, vanno colti passo dopo passo gli obiettivi guardando al futuro, sia quella di una opportuna mappatura delle piste, diciamo, delle piazzole di atterraggio notturna, perché devo dire rispetto alla parte diurna siamo molto coperti, in quanto oltre all'elisoccorso, tu prima facevi riferimento a Schiavi d'Abruzzo, che giustamente è una, diciamo, dei corni, cioè dei punti più distanti dai presidi ospedalieri prevalenti, più importanti di questa regione. Questa notte, per la prima volta dopo 30 anni, arriverà il 118 notturno, quindi con copertura medicalizzata H24, a Castiglione Messermarino, cioè a 8 km da Schiavi d'Abruzzo. È un risultato, loro stanno festeggiando non solo quel paese, tutti quei paesi delle zone interne dell'Alto Vassese, perché è straordinario. È evidente che sul diurno siamo ampiamente coperti, sul notturno, mancando l'elisoccorso, come in tante altre regioni per la verità, abbiamo solo la copertura dei 118, un traguardo molto importante sulle reti salvavita per le persone potrebbe e dovrebbe essere, e noi nella nostra gara ce l'abbiamo messo, ma comporta uno sforzo, diciamo, significativo, quello delle cosiddette piazzole illuminate per la notte, consentendo perché i nostri mezzi, tra cui l'ultimo che ha il problema dell'atterraggio ma è attrezzato a quello notturno, quindi diciamo opportunità e criticità, ecco, sarebbe quella la svolta a mio avviso definitiva per la rete di emergenza urgenza. Allora, quando siamo arrivati avevamo 10 postazioni, 12 postazioni in meno di 118, oggi ne abbiamo in più. Quando siamo arrivati avevamo elisoccorsi meno attrezzati di quelli di oggi. Dobbiamo andare oltre, l'oltre è l'elisoccorso notturno, tempi d'attesa. I tempi d'attesa sono un grande problema e tema organizzativo e anche, permettetemelo, di cultura dei medici, a partire dagli specialisti e i medici di medicina generale. Io lo dico ai cittadini che mi chiedono continuamente, quando fate la prestazione, fatevi dare, deve passare questo messaggio, sono tre i problemi. Il primo e prevalente è questo. Fatevi mettere sulla ricetta la croce in alto a destra, perché senza quella croce i raggruppamenti delle liste d'attesa funziona per omogeneità. Allora là ci sta D, U, B, P, differita, urgente, breve o programmata. Se noi non mettiamo quella croce finiscono tutti sulla stessa lista e chiaramente poi sulla stessa lista si genera la lista. Se invece io quelle liste le vado a dividere per quattro, nelle quattro liste, c'è molta più facilità di gestione dell'offerta. Questo è il primo tema. Non me ne voglia Matteo se insisto su questo tema, ma spesso accade in Abruzzo che quella lettorina DU eccetera trova comunque un ostacolo. In che senso? Io con la ricetta prenoto e ho dei tempi di attesa più o meno lunghi in base a quella letterina. Se però la visita la faccio intramenia, nella stessa struttura, con gli stessi medici, mi visitano tre giorni dopo. Com'è possibile? Diciamo che qualcosa è abbastanza connesso se fai la somma delle due cose, no?
se fai la somma delle due cose, generi una lista e poi la trovi la risposta al generare una lista, come precisavo prima, il tema prevalente è: quando vi fate fissare, ricordate di mettere la croce. Lo sto dicendo perché questo passaggio è un passaggio che non ha bisogno di nessuna legge regionale, di nessuna delibera regionale e di nessuna delibera aziendale. È il semplice rapporto cittadino-medico che porta a casa l'abbattimento della metà dei tempi d'attesa. Perciò stavo ricordando, e quello che ricordi tu fa esattamente la coppia con quello che ho appena detto. Si genera la lista e poi si trova la risposta alla lista. E secondo me il tema principale da questo punto di vista è informare il maggior numero di persone che occorre quella croce. Il secondo passaggio sui tempi d'attesa riguarda evidentemente la organizzazione dell'offerta, perché, e dell'incrocio domanda-offerta, perché sulle slot prenotate, sapete che ogni strumento può fare, per capirci, ho prenotato in giornata 10 prestazioni. La media, ti dico le percentuali di quando siamo arrivati, poi dirò le percentuali anche di quando finiamo questo lavoro dopo 3 anni e mezzo, l'86% delle croci non venivano messe, quindi vuol dire che gli esami per l'86% di tutti quelli che vengono debbono essere prenotati finiscono su una stessa lista, mentre l'altro 14% va su quelle altre 4. È chiaro che chi sta su quelle altre 4 non trova nessuna difficoltà. Dei 10 esami o delle 10 prestazioni, il 40% vanno perdute perché uno poi trova la soluzione, però dopo non sprenota, non chiama per dire liberate la prenotazione fatta. Quindi, come vedete, ambedue le situazioni sono soprattutto di organizzazione e hanno poco a che fare con qualsiasi legge o delibera di programmazione. Io penso adesso che su ambedue i risultati, su ambedue le questioni o i temi, noi avremo tra un anno e mezzo non l'86%, e vi darò i numeri a dimostrazione di questo appena finiremo questo lavoro che abbiamo messo in campo, perché noi una delibera su questo tema l'abbiamo fatto già nel giugno del 2015, poco dopo l'insediamento, e qualche risultato lo ha dato, e non abbiamo neanche più il 40% di tasso di, venivano disertate le prenotazioni effettuate. Poi ovviamente c'è un altro tema, ricordiamocela che in sanità l'offerta genera la domanda, e quindi è pure vero che nel momento in cui c'è la risposta io non condivido sia esattamente quella di aumentare l'offerta, perché in sanità l'offerta aumenta la domanda. Se tu metti in campo, noi abbiamo aperto la REMS che è stata giudicata, questo è un altro orgoglio, come la migliore d'Italia, con una bella, lo diceva Corleone, quindi non è che lo devo dire io. Bene, generata la REMS, oggi arrivano richieste continue di immissione presso quelle strutture, quando in realtà non è esattamente così. Secondo me le liste d'attesa ulteriormente possono trovare apprezzamento lavorando sulla domanda, sull'offerta e sull'incrocio domanda-offerta. Sui risultati effettuati io posso assolutamente dire che ci sono 4-5 diagnosi sulle quali c'è un ritardo e altre dove non c'è. Dove per esserci o no un ritardo il riferimento sono i 180 giorni, per capirci, sono quelli determinati dalle norme. Quali sono queste 4-5, scusa? Le risonanze? Risonanze magnetiche? Le risonanze, alcune radiologiche, sì. Alcune, non tutte, di tipo radiologico, prevalentemente questi che poi si dedicano. Parliamo dei medici che possono annuire. Però i medici sanno, sono 4 articolate su queste 2, poi i medici sanno che l'offerta genera la domanda in sanità, lo sanno perfettamente. A volte quando per esempio si trova, faccio un esempio anche da questo punto di vista di informazione culturale con il meccanismo della sanità, del perché poi è complicato che la percezione sia esattamente quella del punteggio LEA, ti faccio un esempio proprio. Un medico che viene apprezzato, un oncologo specializzato, fate voi quale tipo di oncologo, nel senso che lavora più sull'urologia piuttosto che sulla senologia piuttosto che su altro, fare esempi. Un oncologo apprezzato di solito ha tanti luoghi ambulatoriali dove genera offerta e domanda, ok? È evidente che la risposta pubblica si genera proprio sui più bravi la lista.
la risposta pubblica, diciamo, di organizzativa di solito è: io a te cittadino ti do l'intervento urologico, ma se tu vuoi proprio quello, quello fatto da Lorenzo Colantoni, oppure quello senologico, oppure quello oncologo che riguarda il colon piuttosto che il fegato, piuttosto che altro, adesso non entro in tutti i particolari, se tu vuoi esattamente quel Silvio Paolucci, per forza Silvio Paolucci, è chiaro che quello c'ha la lista d'attesa, ma la risposta è: ma io ne ho 10 che possono fare quegli interventi, ma io voglio andare da quello, perché devo aspettare 8-9 mesi? È complicato che la risposta pubblica possa dare una risposta privata. La risposta pubblica anche culturalmente è dire: io ho 6 ospedali in questa regione che fanno questo tipo di interventi, ti lo dico io, lo fai tra 10 giorni qui, poi se ti vuoi scegliere quello, quello c'ha 7 ambulatori dove ha costruito tanta domanda e tanta offerta, quindi è difficile che il pubblico possa sofferire esattamente a quello. Grazie Silvio. Devo dirvi che in 31 anni di cronaca in Abruzzo difficilmente mi è capitato un assessore alla sanità così disponibile al dialogo, anche alla provocazione, alla domanda critica, e questo glielo riconosco. Chi ti ha preceduto, qualcuno di, tra quelli che ti hanno preceduto, così evitavano il confronto, poi magari possiamo anche capire o dire perché, ma teniamocelo per noi. Ti lascerei anche libero, se no rischi di arrivare giusto in tempo per il battesimo. Va bene, vi ringrazio e chiedo scusa per questa mia... Grazie, grazie Silvio. Ci spostiamo a Milano adesso. Certo, non abbiamo un governatore svizzero, cioè... Matteo, vieni da Milano, sei laureato in scienze politiche, ti occupi prevalentemente adesso di affari costituzionali, quindi è inevitabile una domanda sul sistema elettorale, a che punto ci troviamo, che fin faremo, si voterà, non si voterà, con quale sistema, eccetera. Te la faccio subito, tu parli da addetto ai lavori che è all'interno del palazzo. Quando e come si voterà in Italia? Ma innanzitutto grazie a tutti, grazie per l'invito, per questa bella serata, anche molto partecipata, e anche per questo bel posto. È sempre piacevole girare l'Italia e trovare delle esperienze interessanti. Ma questa è una delle domande più gettonate che si fanno. Su quando si voterà, fino a qualche mese fa si diceva si voterà domani, si voterà domani, si voterà domani, poi siccome siamo in Italia alla fine si è arrivati a fine legislatura, perché la capacità di resistenza è consistente in questo paese. E la verità è che ci siamo trovati in alcune condizioni difficili, perché come sapete perfettamente le ultime elezioni, quelle ormai del 2013, non sono andate come noi avevamo auspicato, e per cui ci ha trovato una condizione molto complicata per garantire la maggioranza. Nonostante quello, con un po' di difficoltà, secondo me siamo riusciti a fare un mezzo miracolo, perché siamo riusciti a far continuare questa legislatura. Siamo riusciti, nonostante queste difficoltà legate alla maggioranza, soprattutto al Senato, a fare, io credo, un'azione di governo molto incisiva, che ha trovato di fronte a sé degli ostacoli straordinari, perché era decisamente da molto tempo che non ci si trovava dentro, per esempio, una crisi economica, anche politica, anche di consenso, ma economica, con dei riflessi lavorativi molto forti, così drammatico come quello che noi abbiamo vissuto. E guardate, è differente affrontare una crisi economica all'inizio, quando è appena arrivata, oppure affrontarla dopo 8-9 anni che si sta sviluppando, perché ovviamente più passa il tempo, più questa crisi è andata in profondità, e proprio riuscire a dare delle risposte di governo in quelle condizioni difficili dal punto di vista del consenso dei numeri parlamentari non era assolutamente semplice. Credo di poter dire che i risultati che ormai si sono consolidati, che iniziano a diventare anche patrimonio pubblico del mondo dell'informazione, sul fatto che stiamo finalmente uscendo dalla crisi, dal fatto che sono ormai 10 trimestri che i segnali economici, macroeconomici, sono positivi, io credo che sia un merito da scrivere a chi ha governato pur con non senza difficoltà in questi anni. Questo non vuol dire che la crisi per i cittadini è finita,
perché la crisi per i cittadini finisce quando tuo figlio, tuo nipote trova un posto di lavoro, quando superi tu le condizioni economiche difficili. Però sappiamo bene che i grandi andamenti macroeconomici però sono la condizione necessaria. Forse voi vi ricorderete che nel 2008, nel 2009, quando noi dicevamo guardate che ci sono tutti i segnali che ci stanno dicendo che sta arrivando una crisi profondissima, c'erano quelli che ci rispondevano non è vero niente, tanto i ristoranti sono pieni, e invece la crisi c'era. Certo, non si vedeva in quel momento, si è vista un pochino dopo. La stessa cosa sta accadendo adesso, cioè abbiamo dei segnali di grande economia che ci dicono che va bene, ma concretamente non è ancora così evidente, anche se sul mondo del lavoro invece i primi risultati, quelli legati all'occupazione, alla disoccupazione diminuisce, ci sono. Si diceva, con due problemi sostanziali, scusami se ti interrompo ogni tanto, se no va benissimo così. Con due problemi sostanziali ancora indefiniti, il problema pensioni, il problema quindi giovani e il lavoro precario. Cioè, ci sono soluzioni un po' più concrete su questi grossi temi, la precarietà del lavoro e le pensioni? Pensi che per esempio l'ultima soluzione che riguarda i giovani, i nostri figli, che forse non arriveranno mai alla pensione, sia giusta oppure no? Ma allora, mettiamolo così, siamo lontani da aver risolto tutti i problemi, sia per la generazione attuale che per le prossime, ci mancherebbe. Però anche su questo mi sembra che diverse cose si siano fatte. Per esempio, noi arriviamo dalle scelte del governo Monti, della Fornero in particolare, dove avevamo centinaia di migliaia di esodati. Con questi governi di centro-sinistra di questi anni, dopo il 2013, abbiamo fatto 8 provvedimenti, 8 salvaguardie che hanno messo in sicurezza tutti quegli esodati, e a dire la verità anche un po' di più di quanti non fossero realmente. Facilissima battuta, ma all'arrivo di Alfonso è scattato un blackout. Mentre aspettiamo, giusto per ammazzare un po' di tempo, ma adesso non c'è da ammazzare nessuno. Cioè, oggi ho iniziato a lavorare alle 7:30, alle 8:00, e se uno mi chiedesse che tipo di giornata hai avuto, io per far capire bene direi frenetica come quella di D'Alfonso. Solo che a me capita una volta ogni tanto con questo sistema qua, adesso mi occupo più di affari regionali, lo riprendo da tardi appresso e vi assicuro. Ma lo sentire però che... Ma no, hai rotto il microfono. Che è successo? Ma tu ci hai rotto il microfono. Tra poco torna la corrente. Ma la persona che più di lui mi preoccupa è l'autista di D'Alfonso, perché se lui si sveglia alle 5, l'autista, che il signore la deve svegliare alle 4 la mattina, e lo vedo e lo piango. Ma sta arrivando di casa. Pronto? Eccoci qua, ci siamo. Allora, ripresento il governatore Luciano D'Alfonso, che sta arrivando. Un applauso, forse solamente. Che forse ha fatto un'ultima giunta mezz'ora fa. E continuiamo questo discorso. Ma scusa, ti faccio questa domanda, ma la parola Fornero fa ancora paura? Cioè, quando è che potremo iniziare a cambiare quelle regole?
che io le vedo come una iattura per questa, questo paese. In realtà abbiamo di creare spazio ai giovani con le regole. Abbiamo già iniziato, uno perché adesso stavamo facendo riferimento alle 8 salvaguardie che tra l'altro sono costate tantissime in termini economici, ma l'abbiamo fatto perché abbiamo pensato e ne siamo convinti che fosse una scelta giusta anche dal punto di vista sociale, perché lì stavamo parlando di persone che avevano fatto un accordo con l'azienda dentro una copertura nazionale, sono cambiate le regole e sono rimasti fuori gioco, e per cui se tu gestisci il pubblico hai un dovere di responsabilità, e per cui quando cambi le regole non puoi far pagare però il prezzo a chi in qualche modo si è mosso in funzione di quelle precedenti, e per cui questo è stato un intervento dovuto ma molto molto costoso, e per cui abbiamo dovuto trovare anche risorse molto consistenti. Poi noi adesso abbiamo introdotto questa novità dell'APE sociale che va esattamente nella stessa direzione, per cui favorisce l'uscita dal mercato del lavoro anche liberando spazio per i giovani per alcune categorie a condizioni assolutamente favorevoli, perché sono tutte caricate sul pubblico. Da qui, e queste entreranno formalmente l'altro giorno, dal 1 gennaio sarà possibile utilizzarle. Stiamo lavorando invece sull'altra APE, cioè quella non sociale, cioè la possibilità di scegliere liberamente di andare in pensione, certo qui pagando un prezzo di fatto perché tu ti fai anticipare la pensione, per cui devi restituire quel prestito, questa la stiamo mettendo ancora, la stiamo settando. Siamo intervenuti di conseguenza proprio sulla questione età pensionabile, e perciò abbiamo fatto degli interventi che vanno esattamente nella direzione che dici tu. Non si potrà tornare completamente al pre, anche perché sono cambiate le condizioni, grazie al cielo, anche le aspettative di vita, e per cui sarà inevitabile che, parlo della mia generazione per esempio, vada in pensione un po' più nel tempo, a meno che non faccia dei lavori usuranti o non abbia certe condizioni particolari. Però è chiaro che bisogna ridurre il più possibile questo scarto, e devo dire che, per tornare anche alla domanda che facevi all'inizio, anche questo spazio di lavoro, di nuovo lavoro che si sta aprendo per i giovani, perché riduzione maggiore di disoccupazione e di inattivi anche, cioè anche di quelli che non lo cercano nemmeno il lavoro o non lo cercavano perché non avevano realistiche aspettative di poterlo trovare, stanno diminuendo, vanno in questa direzione. Poi tu lì hai fatto un miglioramento consistente sulla disoccupazione giovanile, ma anche perché partivi da una condizione gravissima prima, e per cui la fetta è ancora molto consistente e deve essere ancora ridotta. Certo, stiamo parlando oggi, c'è sui giornali, di un lavoro che in gran parte è ancora precario, cioè un pezzo consistente di quel nuovo lavoro che si è creato negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno, che è, stiamo parlando di 1 milione di posti di lavoro complessivamente, un pezzo di quello è un pezzo ancora che ha un elemento, diciamo così, di minori garanzie. Però guarda, è abbastanza inevitabile che nella fase iniziale della ripresa non ci sia un lavoro che è a tempo determinato e stabile, nonostante il fatto abbiamo fatto una serie di provvedimenti che hanno spinto anche nella direzione, cioè il pezzo, molti lo chiamano del Job Act, in realtà non è del Job Act in senso stretto, ma quello degli incentivi economici che poi sono andati a esaurimento, che a modo di vedere dovrebbe rendere più strutturali possibili, sono andati nella direzione dell'occupazione a tempo determinato dei giovani, ma anche quella che non lo è, intanto l'occupazione. E intanto ha riportato dentro il mondo del lavoro un pezzo di persone che ne erano fuori con tutte le conseguenze del caso, e gli hai dato una prospettiva, un'aspettativa. Più la ripresa si consolida e più il mercato naturalmente è in grado di garantire delle posizioni che siano meno precarie e più a lungo periodo più solide, sapendo che una condizione che abbiamo visto negli ultimi non 5 anni ma negli ultimi 20 anni, e cioè quello della inevitabile necessità di un'alternanza dentro il mondo del lavoro, e cioè di persone che non fanno più lo stesso lavoro da quando hanno 18 anni a quando andranno in pensione, ma che cambiano diversi lavori, sarà assolutamente inevitabile, ma perché si è modificato il mondo del lavoro, non per una scelta politica. Il punto è come tu accompagni queste trasformazioni
come tu dai garanzie nei passaggi di discontinuità e come di conseguenza tu garantisci che quelli che oggi sono giovani fra 40 anni, e tanto da una preoccupazione della politica, non saranno dei vecchi indigenti, ma avranno dei livelli minimi di garanzia che gli possano permettere di avere una vita più che degna. Per cui sono tanti, diciamo così, i punti di vista che sono della cosa, anche dal punto di vista dell'istruzione e della formazione lo possiamo prendere. Poi un punto che accenno solamente, ma che guardate non può che essere al centro del dibattito delle scelte politiche, è quello un po' più di prospettiva, perché voi sapete perfettamente che il dibattito oggi, per tutta la detta ai lavori, si sta concentrando sul sistema produttivo che ci sarà e su quello che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, e cioè quanto la robotica e l'automazione entrerà ancora di più rispetto a quanto non abbia già fatto negli ultimi decenni, cioè quale accelerazione prenderà e come cambierà la nostra vita quotidiana, e di conseguenza però anche i meccanismi di produzione e anche i lavori che verranno fatti dagli uomini o dalle donne e non dalle macchine. Per cui riuscire a pensare anche un modello di sviluppo e di formazione e di sviluppo del tuo sistema produttivo che si alza di qualità e per cui sta dentro quel percorso internazionale globale e ne diventa protagonista, oppure quanto se tu non riesci a fare questa cosa tu non potrai che subire quel cambiamento epocale e profondissimo di cui oggi noi non riusciamo fino in fondo a renderci conto, ma che non è fra 100 anni, è dietro l'angolo e che ti deve permettere di continuare a svolgere una funzione che non sia semplicemente quella di un paese, parlo dell'Italia tutta, dove si mangia bene, si dorme bene e ci sono i bei paesaggi e i bei musei, ma stia dentro il processo di sviluppo globale, altrimenti il rischio che tu lo subisci, lo compri, non hai un valore aggiunto in quei passaggi e lì dopo rischi di diventare altro che la crisi dal 2008 al 2017. Grazie Matteo, grazie. Luciano, mi stai indicando una persona? Soltanto se possiamo rendere noto a qualcuno che magari ha mente libera che fra qualche minuto compare De Caro, il sindaco di Bari, che credo abbia bisogno di un Moreno di Pietrantonio che lo accompagni. Beh, giustamente, Moreno è sparito. Allora, grazie Matteo. Ti voglio fare una breve domanda per breve risposta sull'Abruzzo. Tu che vieni da Milano e vivi anche a Roma, che visione hai dell'Abruzzo? Cioè cosa pensano fuori dall'Abruzzo, regione, di una lunga serie di eventi drammatici, emergenziali? L'Abruzzo sì del terremoto, ma poi senza soluzione di continuità, Rigopiano, e poi un elicottero che cade durante un soccorso, e poi le nevicate, e per ultimo dei roghi che stanno devastando le bellezze della nostra regione. Come viene visto, e se viene visto fuori dall'Abruzzo, questa idea che purtroppo rischia di lasciarci un marchio indelebile addosso? Ma tu adesso hai fatto un elenco impressionante di cose che sono successe in Abruzzo, dico in generale nel centro Italia, e ciò che ci sono mi permette anche di dichiarare un po' tutta l'attenzione, la sensibilità possibile a quello che sta avvenendo anche in queste ore con i roghi non lontano da qui, e penso che il livello nazionale, in questo caso di governo perché è quello competente, prenderà tutte le iniziative che saranno necessarie, così come le ha prese anche in altre situazioni simili. Questa è un'estate drammatica per l'Italia, perché solamente nel mese di giugno sono bruciati più boschi, più ettari di terreno di quanto non sia accaduto l'anno precedente, tutto l'anno precedente, e non che l'anno precedente, come dire, non ci fossero stati... Forse la forestale non andava accorpata. Guarda, io credo, so che questo è diciamo, una delle cose che viene più affrontato. Io penso, te lo dico perché mi sono informato, mi sono voluto tenere molto aggiornato, che in realtà la ragione non sia assolutamente quella, nel senso che i Canadair piuttosto che gli elicotteri sono gli stessi a disposizione che c'erano l'anno scorso e l'anno precedente. Che ci siano stati dei ritardi di interventi è vero, ma è anche vero che la concentrazione di incendi assolutamente
anomala. Anomala rispetto a sempre, ha reso la vita più difficile a tutti, perché o tu aumenti di tantissimo il personale piuttosto che i mezzi per poter intervenire in questi casi di punte assolute, ma poi non ci siamo durante il resto dell'anno, oppure, come si fa spesso, chiedi anche un aiuto all'estero, così come l'Italia lo fece per il Portogallo, per la Spagna solamente qualche mese fa. Io non penso che una riorganizzazione che doveva essere fatta, sono profondamente convinto di questa cosa, abbia creato... Lo saluto io, sindaco. Ciao. Sindaco, buonasera. Buonasera. Finisco velocemente, qui dopo diamo la parola anche a tutti gli altri. Sarà incrociato per strada con Silvio Paolucci, l'assessore alla sanità, che stava scappando al Mosca. Però è vero una cosa, che quando provi a cambiare qualcosa in questo paese, quando ti scontri con la burocrazia, è una vita molto complicata, perché provare a fare le riforme in questo paese, anche riforme minime rispetto ad altre, rispetto a questa quale stiamo parlando, è sempre molto complicato, perché a volte vai contro anche a dei, diciamo, poteri consolidati che molto conservatori. Guarda, io penso che uno dei problemi di questo paese sia proprio il conservatorismo, e penso che sia una delle cose più difficili da rompere, insieme al corporativismo, come dire, mette delle barriere molto consistenti nelle trasformazioni, e qui quando provi a cambiare le cose ti trovi sempre delle forze anche non di poco conto che provano a mettersi di traverso. Detto questo, ci sono stati, diciamo così, dei problemi in questo passaggio, però te lo dico con una battuta: io, più che cercare delle responsabilità magari in chi deve gestire, io però mi preoccuperei profondamente del fatto che in questo paese ci sono, da quanto si capisce, centinaia di persone che hanno come occupazione principale la notte quella di andare a piccare incendi in giro per l'Italia, distruggendo il paese, e lo stanno facendo adesso più che in altre occasioni, e questo per ogni paese evidentemente, ma per il nostro paese è una tragedia incredibile, non solamente a volte di vite umane, ma di prima parlavamo di spendibilità del nostro paese. Magari non chiamiamoli piromani, cioè malati, ma incendiari, perché forse sono d'accordo con te, lì diciamo non sono quelli che da piccoli gli piaceva giocare con i cerini, sono quelli che vengono pagati per farlo perché ci sono degli interessi. E guarda che a volte i meccanismi di riforma e di funzionamento migliore dello Stato e del sistema pubblico spingono paradossalmente anche questa cosa, perché c'è qualcuno che non vuole che il pubblico funzioni, c'è qualcuno che non vuole lo Stato, c'è qualcuno che non vuole le amministrazioni funzionanti, perché, per dirlo in politichese, rompono le balle ad alcuni interessi che sono quelli a cui noi vogliamo rompere le balle. Grazie Matteo, un applauso. Allora, la presenza del governatore D'Alfonso e soprattutto del sindaco di Bari, che è qui come presidente dell'ANCI, mi permette di aprire un tema che è poi il tema secondo me più interessante di questa sera. Il futuro sì delle regioni, ma in generale degli enti locali, a fronte di tagli epocali che spingono, per quello che riguarda la mia esperienza di giornalista che racconta quello che può fare un governatore, che spingono Luciano D'Alfonso, per esempio, a tornare agli albori della sua vita politica, che io chiamavo il fragaldino della politica, nel senso che lui va a Roma continuamente non a perorare cause, ma a raggiungere e individuare i gangli della pubblica amministrazione per sbloccare certe situazioni. Cioè devi avere veramente un'immaginazione, una fantasia notevole, oltre a una capacità di controllo. Perché? Perché gli enti locali, sempre più poveri, poi si ritrovano a pagare sulla propria pelle anche situazioni tragiche, drammatiche, come le emergenze abruzzesi. Un tema per esempio che l'ha riguardata, sindaco, in questo caso come sindaco, è il problema dei migranti. Vedo sempre più spesso, è accaduto anche oggi in Abruzzo, nel Teramano, che i sindaci vengono bypassati totalmente. A Isola del Gran Sasso il sindaco si è ritrovato 24 migranti, per l'amor di Dio, l'accoglienza c'è, l'Abruzzo è regione accogliente, ma non ne sapeva niente.
Allora, una politica del genere ha portato lei proprio a polemizzare con i rappresentanti di governo. Quale problema sta creando ai comuni questo considerare i sindaci non necessari, fondamentali? Buonasera a tutti, vi chiedo scusa per il ritardo, ma sono stato a Vasto dove abbiamo firmato un protocollo per il futuro gemellaggio tra la città di Bari e la città di Vasto nel nome di San Nicola, che è uno dei legami tra le due città, ma c'è, ci sono i colori, il bianco e il rosso, ci sono i fari, i porti, due città di mare. Proveremo a fare un gemellaggio anche tra la zuppa di pesce di Bari, che è fatta col sugo, con il brodetto di pesce di Vasto, diciamo che è un sugo un po' più lento rispetto a quello che fanno nella mia città, dove le signore lo fanno cuocere per 5-6 ore, fanno evaporare tante volte, mettono litri e litri. Il gemellaggio è una sfida quello. No, però è più buono quello di Vasto, non lo ripeterò a Bari, però è più buono quello di Vasto. Noi abbiamo altre specialità enogastronomiche come patate risecchozze, le orecchiette colorate, però se devo parlare di zuppa, Vasto devo dire, credo sia, non so se è la migliore al mondo, ma nel nostro paese è un, diciamo, un'eccellenza enogastronomica. Ti fa sentire Giulianova? Ma sono arrivato un po' imbarazzato, no, quello di Vasto è migliore di Giulianova, pure io, almeno i due ristoranti dove sono stato. A Vasto sono arrivato un po' imbarazzato, mi sono sentito in famiglia, che c'era una schiera di sindaci con la fascia, e poi ho trovato i pellegrini che vengono a Bari, ma anche venendo qui mi sono trovato in famiglia, perché mi avete fatto trovare i due parlamentari, non solo di quella breve esperienza della mia vita di un anno e mezzo, quasi due, da parlamentare, non solo vicini di fila ma anche vicini di banco, che ho ritrovato con piacere, e poi ho trovato il mio amico che oggi fa il presidente e che con me ha fatto anche un'esperienza professionale da ingegneri delle strade, tutti e due. Infatti quando gli ho detto dove stavo, che ho visto un ponte, gli ho detto: questo l'hai fatto tu, sì, ma l'hai fatto da ingegnere delle strade o l'hai fatto da sindaco? L'hai fatto da responsabile comunque dell'ufficio della nostra società, dove continuiamo a lavorare, dove torneremo prima o poi, quando ci autorottameremo, dove ci rottameremo, ma ho capito che quello l'hai fatto da sindaco e non da dipendente della nostra azienda. Gli migranti è uno dei temi più d'attualità, il flusso migratorio, motivo per il quale abbiamo chiesto noi sindaci al Viminale di occuparcene, perché non è una competenza, non è mai stata una competenza dei comuni, e noi abbiamo chiesto al Viminale, c'era ancora il precedente ministro Alfano, di potercene occupare nell'ambito dell'agenda urbana, nell'ambito di quei temi che, anche se non sono una diretta competenza dei sindaci, comunque sono quei temi sui quali i cittadini chiedono risposte ai sindaci. Io provo molte volte a dire: mi dite come si chiama il prefetto? Mi dite come si chiama il questore? Non lo sanno i cittadini, il sindaco lo sanno, soprattutto nei comuni più piccoli, sanno anche dove abita e vanno a citofonare. Quando abbiamo chiesto di occuparcene anche noi? Quando accadevano quelle cose, non si avvisavano i sindaci e soprattutto si portavano troppe persone concentrate in alcune comunità. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata Cona, un comune di 3.000 abitanti, dove a un certo momento sono arrivate 1.400 migranti nella stessa caserma, che è un problema per i residenti, ma è un problema anche per i migranti, tant'è vero che l'anno scorso si sono incazzati i residenti, quest'anno si sono incazzati i migranti, che ne stavano portando altri 40, hanno detto: siamo 1.400 nella stessa caserma, culture diverse, etnie diverse, abitudini diverse, ce ne portate altri 40? No. Ma è un problema sociale anche in una comunità accogliente come può essere quella di Cona, perché ho provato a spiegare al ministro degli interni che quantomeno in una comunità così piccola devi aumentare il numero delle panchine nella piazza, perché quelle persone, diciamo, si dovranno andare a sedere da qualche parte, e anche in comunità accoglienti una presenza eccessiva può portare a delle tensioni. Ora, siamo di fronte a un'invasione? Diciamo, da ingegnere mi viene da pensare che, se faccio due calcoli con i numeri, che non è un'invasione, perché l'anno scorso abbiamo avuto un record, il massimo che abbiamo accolto nel nostro paese è di 186.000 migranti, siamo 60 milioni di persone, diciamo, non è un'invasione. È chiaro che se li concentri in alcune comunità
può essere un problema dal punto di vista sociale. Ancona era sicuramente un problema, a Bagnoli, un comune di 3.500 persone dove sono arrivati 900 migranti in una struttura alberghiera, è un problema ovviamente. E se tenete conto che Cona e Bagnoli sono due comuni del Veneto che distano solo 5 km l'uno dall'altro, il problema ovviamente può diventare esplosivo. Allora abbiamo chiesto al Viminale di occuparcene anche noi, assumendoci la responsabilità, mettendoci la faccia. E noi abbiamo detto, se aderiamo al progetto STRAR e quindi gestiamo noi l'accoglienza, ci devi mettere una clausola di salvaguardia, cioè se c'è un comune che si gestisce l'accoglienza in autonomia, ovviamente con i fondi che continuano ad arrivare dallo Stato per il tramite dell'Unione Europea, ci devi mettere la clausola di salvaguardia di 3 migranti ogni 1000 abitanti, perché 3 migranti ogni 1000 abitanti, diciamo 186.000 è pari a 200, diviso su 60 milioni sono 3 migranti ogni 1000 abitanti. Cona ha 3.000 abitanti, 3 per 3 è 9, 9 persone non creano nessun problema in una comunità di 3.000 abitanti, se ne porti 1.400 un problema c'è. Ora bisogna distribuirlo col flusso migratorio per evitare che ci siano, come dire, delle tensioni, perché anche alle nostre feste dell'unità i cittadini sentono la tensione dell'eccessiva presenza dei migranti, siccome ne ho girate tanto, anche il nostro popolo, diciamo, a un certo punto reagisce, ma reagisce perché in alcune comunità c'è una pressione eccessiva. Io nella mia città, che è una città, diciamo, accogliente di natura, nel senso che il sindaco è nero un po' perché è abbronzato, c'ha i tratti somatici che fanno capire che abbiamo avuto più dominazioni, ma il santo patrono della mia città è San Nicola, che è il santo dalla pelle nera, non è scuro di carnagione come il sindaco, quello è proprio nero, nel senso che nel 1087 siamo andati a prendere il nostro santo patrono da Mira e lui viveva in Asia Minore, quella che oggi è la Turchia, veniva da Mira, è il santo dell'accoglienza, il santo dei forestieri, il santo dei marinai, dei bambini, quindi la mia città, tant'è vero che quando c'è stato il primo flusso migratorio nel nostro paese, quel flusso migratorio ha bussato nel porto di Bari, erano 20.000 persone e sono arrivate lo stesso giorno con la stessa nave che si chiamava Vlora e sono arrivate nel porto di Bari, erano 20.000 albanesi, nessuno gli ha alzato un muro, nessuno ha messo il filo spinato, nessuno ha tirato degli sgambetti. La mia città ha dimostrato di essere una città accogliente, molti di quegli albanesi vivono da noi, hanno fatto crescere i loro figli con i nostri figli. Oggi si pone però il tema dell'accoglienza, perché diciamo arrivano nel nostro paese e poi dal nostro paese non riescono ad andare negli altri paesi europei, perché quell'accordo che fu fatto all'epoca, ricordo sempre che è un accordo che fu fatto dal governo Berlusconi, che è Dublino, prevedeva che il migrante resta all'interno del territorio dove arriva per la prima volta fino a quando non gli viene concesso il permesso di soggiorno. Il nostro paese è il paese più vicino al Nord Africa, quello che può essere raggiunto più facilmente, diciamo, dalle coste del Nord Africa attraverso delle imbarcazioni. È chiaro che se il flusso migratorio di 186.000 migranti lo distribuissimo su tutto il territorio europeo non avremmo problemi, anche se lo distribuiamo, se continuiamo ad avere solo questi numeri nel nostro paese non ci sono problemi, se i numeri tenderanno ad aumentare potrebbe essere un problema. Noi riteniamo che con l'adozione di quel sistema SPRAR, che è un sistema di accoglienza che viene gestito dal sindaco e quindi il sindaco ha la possibilità di interloquire con i propri concittadini, può spiegare ai cittadini quali sono le motivazioni per le quali quelle persone sono arrivate, io credo che si possa gestire in maniera più equilibrata e più facile per un sindaco fare più che accoglienza, integrazione. Più difficile per un prefetto, i cittadini non conoscono il prefetto e l'organo governativo, però c'è una tensione, è indubbio, anche nella mia città, attorno al discorso di prima, qualche giorno fa abbiamo avuto uno sbarco con 640 persone, che dovevano stare lì qualche ora. Io ho fatto un appello, ho firmato un appello, ho chiesto ai miei concittadini di portare cibo, vestiario per delle persone che avevano bisogno di lavarsi, di mangiare, stavano su una nave inglese da 7 giorni, avevano bisogno di vestiti.
ho ricevuto un sacco di improperi, alcuni mi hanno tirato via la pelle sui social network, anche se poi la mia città è stata dimostrata ancora una volta di essere una città accogliente, che sono arrivate più di 2000 persone a portare indumenti, cibo, scatolette, pannolini e latte per i bambini. È stata una corsa della solidarietà che è durata più giorni, tant'è vero che non avevamo più bisogno, abbiamo messo a disposizione delle associazioni tutto quel cibo e quegli indumenti che sono stati distribuiti, come accade quotidianamente, per i senza fissa dimora. Però io mi sono posto il problema, mi sono andato a leggere i post delle persone e ce ne sono alcuni che dimostrano che cosa sta accadendo di negativo nel nostro paese. Ve ne elenco tre che sono un po' esemplificativi. C'è una signora che mi diceva: ma secondo lei, sindaco, è normale occuparsi dei migranti che vengono da noi a rubare il lavoro? Mia figlia è stata costretta ad andare a Londra per lavorare. Allora, quello è venuto qui a rubare il lavoro, tua figlia è andata a rubare il lavoro a una persona inglese, perché tua figlia può andare a Londra, che oggi non è più nemmeno tra un po' comunità europea, e il migrante non può venire più? Noi siamo stati noi, l'Abruzzo, la Puglia, siamo persone che siamo andati fuori. Nel mio quartiere, che si chiama Torre a Mare, 2/3 dei bar, dei locali commerciali portano i nomi New York, Sydney, no? Sono i posti dove i nostri nonni sono emigrati e poi, quando hanno avuto la possibilità di tornare, hanno voluto rendere omaggio a quelle città che tanti anni fa li hanno accolti. Però la signora mi diceva quello. Poi ce n'era un'altra stranissima: sindaco, anziché occuparti dei migranti che vengono nel nostro paese e ci creano dei problemi, pensa alle nostre famiglie che ci abbiamo i nostri mariti in carcere. Alla quale ho risposto: signore, il migrante non lo so, forse crea un problema, ci sono alcuni che creano problemi nelle nostre città, suo marito qualche problema la nostra città l'ha creato, se è vero che sta in galera, no? E questo è un altro paradosso. Ma il terzo è quello che mi ha inquietato di più. C'è un ragazzo che si chiama Eddie, che ha mostrato sulla pagina Facebook uno striscione srotolato in cui c'era scritto "Stop all'immigrazione". Eddie gestisce un ristorante, uno dei più importanti della mia città. Può essere una posizione legittima, tante persone la pensano come Eddie. Il problema è che Eddie era uno di quei 20.000 che 25 anni fa è arrivato con la nave Gluna, un albanese. Io ho risposto sotto perché lo conosco e disse: noi avessimo fatto come hai fatto tu oggi non stavi in questa città, non aprivi un'attività commerciale, non ti facevi una famiglia nel nostro paese, non avresti potuto mettere su un nucleo familiare nel nostro paese. Queste tre frasi credo che dimostrino in maniera plastica quello che sta accadendo nella nostra città. Io, prima di scrivere quel post in cui chiedevo di assistere queste persone, che ripeto sono state poche ore nella mia città, poi sono state distribuite nei centri di accoglienza, ci ho pensato, perché in tanti mi dicevano: non lo fare, perderai consenso. Lo so che avrei perso consenso, lo sapevo, ci ho pensato qualche minuto, alla fine io quell'appello l'ho fatto.